Rieccoci ancora una volta per questo sabato 3 febbraio 2024 per M91 Crotone Taquino di Antonio Milano, speciale calciomercato Crotone. E ci ritroviamo ancora una volta anche sugli altri canali di replica, sul circuito Spreaker, Podcast Player, anche RSE, Regno dei Borboni 7, sul circuito online radiobox.com, Antenna Romana 1, sul circuito Way RA, acronimo inglese di Web Radio Associate, su Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, JioSaavn, e poi sul circuito di supervisione di radiovacanze.com attraverso la redazione giornalistica e sportiva, e ci sono poi anche i canali alternativi non web radio. La pagina Facebook di Fracalcio e Realtà The Original, il gruppo adesso ha collegato amici cui piace Fracalcio e Realtà The Original, Twitter, i due canali di YouTube di RDA Radio 1, canale Spreaker e lo storico bis Riccardino 23. Ed ecco la presentazione chiaramente del prima squadra del Crotone con il protagonismo degli ultimi minuti concordato tra Lamberto Zauli, il direttore di Bari e poi chiaramente la guida, lo zampino della famiglia Brenna con il direttore generale Raffaele Junior e poi il presidente Gianni Vrenna in persona per quanto concerne appunto la prima squadra del Crotone. Andiamo chiaramente alla prima squadra e vi presentiamo chiaramente lo schieramento completo. Poi lasceremo i commenti a tutto quello che è stato praticamente l'operazione di cessioni e quella per quanto riguarda gli acquisti. La prima squadra, praticamente il volto che comincia ad avere in concomitanza con i portieri. Andrea Dini avrà i due portieri che saranno protagonisti della panchina fino a fine stagione, Francesco D'Alterio e Alex Valentini. Poi i difensori, Daniele Altobelli, infortunatosi nella partita che ha visto contro l'Audace Cerignola la disfatta per 4-2 sul campo appunto di Cerignola. Poi Matteo Battistini, debuttante di oggi, Davide Bove, Carlo Crialese, Guillaume Gigliotti, l'attuale capitano, Maxime Giron, poi Daniel Leo, rientrato in squadra dove si dava per protagonista di mercato, Giuseppe Lo Iacono, Federico Papini, Andrea Rispoli. Anche lui neo acquisto, poi Giovanni Bruzzaniti, Riccardo Costa, Sonny D'Angelo, Andrea Del Rico, Eugenio D'Ursi, Vinicius Negro Di Stefano, Lucas Felipe, anche lui dato tra i protagonisti dello sfoltimento della rosa, è rientrato in squadra, Jurica Jurcek, che già conosciamo, Riccardo Stronati, che già al momento del
dell'inserimento non è stato possibile usufruirne proprio sul campo del Cerignola, poi Alessio Tribuzzi, Mattia Vitale e Nicolò Zanellato. Ho gradito ritorno per lui. E infine gli attaccanti. Gli ultimi nominati erano i centrocampisti, gli attaccanti Raffaele Cantisani, Gianmario Comi, che arriva tra gli ultimi acquistati, dato più volte per la firma, ma la certezza è arrivata. Se non sbaglio, è stata acquisita proprio il giorno 31. Poi Guido Gomez, Dimitar Kostadinov, la novità che viene praticamente da una squadra europea, e Marco Tumminello. Questa la conformazione della nuova rosa del Crotone dopo gli addii che già conosciamo. E dal momento che il peso più grosso era quello proprio di Orazio Panitteri, che è stato dato in prestito alla Provercelli, il portiere Paolo Branduani, che è passato a titolo definitivo alla Virtus Francavilla, Pasquale Giannotti, passato al Trento, centrocampista, l'attaccante Orazio Panitteri, avevamo parlato di Paolo Branduani, portiere dato alla Virtus Francavilla, il difensore Riccardo Spaltro, che è stato dato in prestito al Potenza, Manuel Nicoletti, difensore in prestito alla Casertana, Thomas Schirodi, scuola interista, centrocampista in prestito con riscatto e controriscatto al Novara, Jacopo Petriccione, centrocampista passato a titolo definitivo al Catanzaro, Dardan Butai in risoluzione contrattuale, Luis Rocas, centrocampista dato in prestito al Provercelli. I neoacquisti del Crotone, invece di questa frazione di mercato di gennaio, sono Enrico Ovisjak, attaccante preso a titolo definitivo dal Giuliano, ma è stato lasciato in prestito fino a fine stagione proprio in Campania, sempre a Giuliano. Poi Riccardo Stronati, centrocampista a titolo definitivo preso dal Fiorenzuola, Daniele Altobelli, difensore in prestito dal Monterosi, il portiere Alex Valentini, preso a titolo definitivo dalla Provercelli, Gianmario Comi, attaccante preso in prestito appunto dalla Provercelli insieme al portiere Alex Valentini, Matteo Battistini, che arriva dal Lecco, difensore in prestito con diritto di riscatto, Riccardo Costa, centrocampista che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Brindisi, Dimitar Kostadinov, attaccante preso in prestito con diritto di riscatto dal Septembrì Sofia. E poi Andrea Rispoli, difensore a titolo definitivo dal Cosenza, si tratta per lui di un graditissimo ritorno. Nicolo Zanellato, preso in prestito secco dalla Catania e che rappresenta un gradito ritorno, è stato anche alla corte di Walter Zenga, all'epoca in cui era proprio lui l'allenatore della Crotone. Poi
Sonny D'Angelo, centrocampista che arriva dall'Avellino. Queste sono state le operazioni di cessione e di entrata in squadra tra titoli definitivi e prestiti con riscatto e prestiti temporanei fino a fine stagione. Questi sono dunque i giocatori che comporranno la nuova rosa del Crotone. Abbiamo assistito al debutto quest'oggi di Gianmario Comi in corso d'opera e Matteo Battistini invece si è schierato dal primo minuto e poi in corso d'opera Nicolò Zanellato e Andrea Rispoli. Daniele Altobelli aveva debuttato in occasione della partita giocata sul campo del Cerignola, persa per 4-2 dopo essere andati in doppio vantaggio e si era infortunato. Vedremo cosa ci riserva la prestazione di quelli che ancora non hanno fatto il loro debutto e magari pensare all'innesto di Gianmario Comi sin dal primo minuto, che configurazione assume la squadra a supporto dei gemelli del gol Guido Gomez e Marco Tumminello. Vedremo anche la prestazione di questo attaccante che arriva dalla Septembrì Sofia, l'altro giocatore seguito con molta attenzione e dal quale si possono avere tante aspettative. Dei già conosciuti Andrea Rispoli e Nicolò Zanellato, non c'è nulla da dire avendo già vestito la maglia rossoblù. E vedremo anche le prestazioni di questo centrocampista che arriva dall'Avellino, Sonny D'Angelo. È tutto per questa sera, diamo di nuovo la linea allo studio, alla sede di Napoli. Grazie dell'ascolto a tutti quanti voi, buon proseguimento di giornata, buona domenica a tutti da parte di Antonio Milano su RDA Radio 1 e su tutti gli altri canali già citati. Buona serata a tutti.